Signora, mia mamma era una bella donna. Ogni volta che si metteva fuori al portone di casa nostra, i meglio signori del quartiere se la mangiavano con gli occhi passando per il vicolo nostro. Io ero una bambina piccola, però ero già formata come una signorinella. Ogni volta che mamma preparava la camera da letto, chiudeva le finestre e metteva un fazzoletto di seta giapponese su un lume che stava sopra il comò. Io me ne andavo dietro al paravento dove dormivo io. Mi spogliavo e aspettavo. Dopo un po' arrivava un signore del terzo piano, questo accadeva ogni 15 giorni. Quando la moglie di questo signore se ne andava a Benevento a trovare la sua famiglia. Ma questo signore si mettevano a letto. E io da dietro al paravento ascoltavo tutti i rumori di quando si spogliava. Un po' la voce di mia madre. Buonabelle, mamma. Mettete un goppo come sali vicino al lume, non ti fa male, belle mamma. Il comò stava di fronte al letto. E cominciava lo spettacolo. Girati di spalle, io mi giravo. Mettete profilo, io mi metteva. Assettate un goppo come io mi assettavo. E questa è la differenza che esiste fra me e voi. Che voi sapete sempre quello che volete. Mentre esercito solamente quello che non voglio. E mettetelo bene in testa. Che la vita fra vostro marito non si aggiusta più. La vostra casa era distrutta da un pezzo, altrimenti Guglielmo non cercava.